tutti, siamo qua per questa seconda puntata da Città di Castello, dove la scorsa volta abbiamo parlato di Raffaello. Raffaello che deve molto dei suoi fortuni alla Departure di Luca Signorelli, che nel 1474 qua dipinse la Madonna con Santi, di cui giungono a noi dei reperti, tra cui uno splendido San Paolo, contenuto dove? Alla Pinacoteca Comunale, sempre qui di Città di Castello. Dopo un peregrinare per tutte le principali città italiane del Rinascimento, Signorelli torna qua nel 1488 a Città di Castello per ricevere la cittadinanza onoraria. E questa città dà vita a Adorazione dei Maggi, Adorazione dei Pastori ed il Martirio di San Sebastiano, di cui c'è una splendida riproduzione alle mie spalle. Siamo all'interno della chiesa di San Domenico a Città di Castello. Primo, contenuto al Louvre. Secondo, alla National Gallery, che ho visto. E il terzo invece, anche questo qui alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello. Quindi venite alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello a vedere il Raffaello ed anche il Signorelli. Esatto. Signorelli ricevette molte committenze da parte della famiglia Vitelli, la famiglia più importante di Città di Castello. I Vitelli si opposero all'assedio del Papa nel 1474 e in loro soccorso addirittura arrivò lo stesso Lorenzo dei Medici, che era sostenuto e sosteneva la famiglia Vitelli in città. I Medici con Lorenzo tagliarono le provvigioni al Papa, che ugualmente riuscì a entrare in città e riconquistarla. Alle mie spalle, Canniera Palazzo Vitelli.